La volta scorsa quindi abbiamo detto che le autorità amministrative indipendenti hanno varie caratteristiche e in particolare sono dotate di neutralità ed imparzialità, ovvero le azioni che compiono queste autorità sono in generale indipendenti da quelli che sono gli interessi in gioco nei settori dove vanno appunto ad operare. Inoltre, possono i membri delle autorità all'interno, quindi delle varie autorità, vengono nominati in maniera autonoma gli organi di vertice, in particolare il potere esecutivo e quindi il governo è limitato nella scelta degli organi di vertice delle varie autorità. E tali organi molto spesso vengono eletti, cioè vengono nominati da personalità che garantiscono una maggiore imparzialità, come ad esempio i presidenti della Camera e del Senato. E i componenti invece delle autorità amministrative indipendenti in generale devono far parte di categorie specifiche e particolari che assicurano una elevata competenza tecnica. Ed inoltre devono assicurare un'elevata, cioè l'assenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità. E in particolare, molto spesso i componenti delle autorità sono professori universitari, avvocati e simili. Ed inoltre, la carica generalmente di queste autorità, di questi componenti, varia tra i 5 e i 7 anni. Veniamo a questo punto ai vari poteri assicurati alle authority. In particolare, le authority hanno in generale il potere di ispezione e di indagine nei loro settori di competenza e quindi in particolare ai vari operatori, in particolare del settore, possono chiedere delle informazioni necessarie appunto alle ispezioni e alle indagini che devono condurre, nonché possono chiedere documenti, possono convocare a testimoniare delle persone e appunto possono svolgere una serie di attività direttamente anche nei settori che queste authority sono deputate a controllare. Inoltre le authority hanno in particolare un potere sanzionatorio e di sollecitazione e quindi possono emanare una serie di raccomandazioni alle quali i vari operatori del mercato, ad esempio, o i vari operatori in generale del settore di competenza delle authority devono attenersi. Qualora questi operatori non si attendono, non si, non rispettano queste linee guida, è potere delle authority quello di emettere delle opportune sanzioni, appunto a carico, ad esempio, delle imprese, che non rispettano la libera concorrenza oppure di coloro che non rispettano il codice della privacy. Vi è poi un potere decisorio delle autorità amministrative indipendenti, ovvero non tutte, ma alcune autorità possono in generale prendere una serie di decisioni per dirimere delle questioni che possono insorgere all'interno del settore di appartenenza, in particolare nell'ambito di controversie che vi possono sorgere. Ed infine le authority sono in generale dotate di potere regolamentare, ovvero possono emettere dei regolamenti che sono appunto finalizzati, assieme, come abbiamo visto, alle raccomandazioni e alle linee guida, possono appunto controllare il settore di interesse, soprattutto in particolare ai fini dell'interesse, per perseguire finalità di interesse pubblico. In questa slide vediamo alcune delle autorità amministrative più importanti, in particolare, ad esempio, abbiamo l'autorità garante della concorrenza e del mercato, cosiddetto antitrust o AGCM, che ha in particolare il potere di vigilare sulla libera concorrenza e sul funzionamento in generale dei mercati, ed inoltre ha anche un potere sanzionatorio, quindi, ad esempio, delle eventuali imprese
che non rispettano appunto questi principi di libera concorrenza, in particolare nei confronti sia delle altre imprese che ad esempio degli utenti finali, possono quindi in queste situazioni emettere delle sanzioni. Abbiamo poi il garante per la protezione dei dati personali che garantisce una vigilanza sull'applicazione del codice della privacy, recentemente riformato dalla normativa europea del GDPR. Abbiamo poi l'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'ANAC, che in particolare agisce in tutta la materia, dei contratti pubblici, e in particolare vigila sull'applicazione corretta, del codice sui contratti di cui al decreto legislativo numero 50 del 2016. Da citare poi è l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, che vigila sui diritti e gli interessi riconosciuti ai minori, l'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni, che ha come scopo quello di tutelare il pluralismo e la correttezza ed obiettività delle informazioni, in particolare nel settore delle comunicazioni, appunto. Abbiamo poi una Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ovvero la CONSOB, che vigila in particolare sulle attività degli intermediari finanziari. E poi la Banca d'Italia, che si connette con l'attività della Consob, e in particolare vigila sugli enti creditizi, quindi sulle banche, e nonché anche questa sugli intermediari finanziari. Abbiamo poi il COVIP, che è la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, che appunto vigila sulla previdenza in particolare complementare, quindi le pensioni integrative, e infine abbiamo il garante per la sorveglianza dei prezzi, cosiddetto Mister Prezzi, che vigila sulla evoluzione nel tempo dei prezzi al fine di evitare variazioni, ad esempio, nell'arco del tempo dei prezzi dei beni. Ovviamente variazioni illecite. Una parola in più merita l'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'ANAC. In particolare, questa importante autorità svolge le seguenti funzioni. In particolare vigila sul controllo e sulla regolazione dei lavori pubblici. Nonché può emettere delle linee guida e degli atti di indirizzo, nonché produce dei bandi di tipo e dei contratti tipo che possono essere ad esempio utilizzati dalle stazioni appaltanti. Poi svolge una serie di funzioni in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione, ha il potere di disporre delle ispezioni e di erogare delle sanzioni. In generale poi gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, quindi i requisiti che le stazioni appaltanti devono possedere per poter partecipare e produrre determinati contratti, ed infine collabora con l'antitrust. Inoltre l'ANAC gestisce una serie di istituti che riguardano appunto il settore dei lavori pubblici, come ad esempio abbiamo la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, che è gestita tramite l'Osservatorio dei Contratti Pubblici, il casellario informativo dei contratti pubblici, l'albo nazionale dei componenti delle commissioni aggiudicatrici, l'elenco in particolare delle stazioni appaltanti che hanno la possibilità di affidare in maniera diretta, ovvero affidamenti in-house, ed infine gestisce l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, nonché la camera arbitrale per i contratti pubblici.